Ed eccoci qui amici di Chef in Cucina, anche oggi veramente con immenso piacere vi saluto dall'Arca di Alba Adriatica con il nostro chef, oramai nostro amico, parte integrante di Chef in Cucina, Massimiliano Capretta. Salve, buongiorno. Che poi io ti chiamo sempre Massimiliano, però ho scoperto che in confidenza lo chiamano tutti Massimo. Oppure quindi mia mamma mi chiama Massimo. Quindi ti chiamerò Massimo allora. Massimo, sì, infatti tanti mi chiamano Massimo dell'Arca e tutti sanno chi sono, però firmo Massimiliano, vabbè. Poco male, a me non mi cambia nulla, sinceramente. Quando vivevo a Londra tutti Max Chef. E allora, questo è molto importante. Oggi che ci prepari? Oggi il cuoco fa un filetto di maiale con lardo di maiale nero, sì, cicorietta, crocchetta di patate e sempre qualche giochino di insalatina erba. Che bello! Quindi andiamo con prima cosa il filetto, filettino di maiale, sempre si utilizza sempre tutto, noi naturalmente. Adesso andiamo a prendere solo il cuore. Il lardo di maiale nero è qualcosa di meraviglioso che ho scoperto grazie a te, chef. Allora, il lardo di maiale nero, per le proprio il più grande di tutti, ce l'abbiamo in Abruzzo, che è il nostro amico Peppino Tinari, che lo saluto. Salutiamo. Ciao, sì, grande, sì, Peppino, sì, di Villa Maiella. Ciao Peppino, ciao. Grandissimo Peppino, ma io non solo voglio salutare proprio tutta la sua famiglia, tutta la famiglia Tinari, perché sono veramente una squadra meravigliosa. Beh, devo dire che noi in Abruzzo abbiamo due grandi famiglie, perché se nominiamo il Tinari dobbiamo nominare anche gli Spadoni, beh, che sono in assoluto, secondo me, l'esempio non solo per noi abruzzesi, ma anche a livello nazionale. No, è vero, sono un esempio dell'alta ristorazione, veramente. È vero. Grazie, lo dico, Peppino, lo dico e grazie tranquillamente, perché penso che nessuno mi potrà contraddire. No, assolutamente. Veramente se lo meritano. È vero, proprio okay, vero, chef. Detto questo, e salutiamo i nostri grandi amici, abbiamo fatto il nostro filettino, prendiamo il cuore. Sì. Adesso noi prendiamo il cuore, però, ripeto, si utilizza tutto. Lo avvolgiamo nel... Comunque questo filetto di maiale nero messo tra i filetti di alici per me che ve lo dico tra i filetti di alice, tra le alici. Ah, tra le alici, ah, il lardo. Vabbè, io intendevo proprio l'alice, ah, no? Sì, quando sì, mi no, ho fatto quel sandwich, sì, con, sì, in mezzo, sì, sì, il sandwich di alici con un abbinamento pazzesco con il lardo, cioè. Certo. Ecco, questo è meraviglioso, però è già un po' più, diciamo, classico. Invece lì è praticamente ti spiazza, eppure è un abbinamento incredibile. Sì, tu parli del nostro sandwich di alici, di pieno di lardo di patate. Sì, è un bellissimo piatto. Anche io... potete tranquillamente rivedere nella nostra playlist, perché l'abbiamo fatto. Sì, l'abbiamo già fatto. Quindi se questa cosa vi incuriosisce, queste alici con in mezzo il lardo di maiale nero, una croccante panatura, beh, andate sulla nostra playlist che la trovate. Allora, sempre per un motivo di tempistica, naturalmente, sì, noi abbiamo già fatto le nostre crocchette. È una crocchetta semplicissima. Cosa sono, chef? Crocchette di patate. Ah, ok. Quindi semplice, panate fritte. Ok. E abbiamo preparato una cicoria. La cottura della cicoria, lo ricordo magari sempre, sì, per la biocucina mediterranea, la cottura della cicoria è fatta con poca acqua, dopodiché viene spadellata in padella. Okay. Quindi sempre poca acqua, in modo che manteniamo tutti i sali minerali e tutte le sostanze all'interno. Facciamo scaldare un po' l'olio. Qui adesso andiamo a sigillare la carne. La sigilliamo per i succhi gastrici, dopodiché la portiamo in forno e la facciamo andare un 30 minuti, non più di 30 minuti, perché okay, altrimenti rischia di asciugarsi. Okay. Ricordiamo che il filetto è una parte molto magra, okay, quindi non dobbiamo portare una cottura lunga, altrimenti diventa il cosiddetto stoppaccioso. Ok, quindi sigilliamo da entrambi i lati. Sigilliamo da entrambi i lati e poi la portiamo al forno. Abbiniamo il nostro piatto con una maionese allo zenzero, che abbiamo sarebbe sempre questa, fatto noi. Sì, sì. Ok. Come si fa, chef? Molto brevemente. Brevemente, il tuorlo, un po' di aceto di mele caldo. Okay. Stemperiamolo il tuorlo. Ok. Per diciamo che fa anche un po' da pastorizza. Un po' anche in realtà l'uovo. E lo zenzero lo mettiamo in polvere? Lo zenzero lo possiamo mettere, lo compriamo o tranquillamente in polvere, okay, oppure lo compriamo fresco con un zester, con una grattugia, okay, sottile. Wow. Lo grattiamo e lo mettiamo dentro, lo mischiamo a maionese fatta. Serve solo per dare una parte aromatica e sappiamo lo zenzero gli effetti benefici che ha. Meraviglioso, io lo adoro.
E questo, insomma, niente, riporta sempre a... È una ricetta che può essere anche vegana. Cioè, una ricetta che può essere anche senza glutine. È vegana, non c'è strano. Vegana, un bel petto di maiale vegano, vai. E cambio la storia. Comunque, può diventare invece una ricetta senza glutine. Basta o cambiare la panatura alla crocchetta, sì. Quindi può usare una farina di riso e friggerla e basta. Oppure la togliamo oppure proprio. La togliamo proprio e mettiamo, okay. Comunque è già ricca, già il suo contorno, quindi non ha bisogno di altro. Ok, abbiamo fatto il nostro sigillo alla carne, la portiamo in cottura, la diamo a Dalila che così la porta a questi 30 minuti. Allora, Max, ti chiamerò così. Max, vabbè, va benissimo, va certo. Bene? Come... Così ti ci chiamo solo io. Sì, siamo sì, pronti sì. Per l'incassamento. Max Chef. Okay. Max Chef. Allora, il nostro filetto è pronto. Sì, quanto profuma. Bello, eh? Sì. No, okay. Non avvicinare troppo, perché se no, lo mordi. Se no non impiattiamo. Siamo ad impiattare, quindi prendiamo il nostro piatto. Questa è la fase che amo di più. Quando l'arte prende forma. E la ristorazione, dobbiamo dare un po' di differenza nella presentazione, almeno lì. Ma ripeto, comunque sempre cose che facili da fare a casa. Sì, sì. Perché... Beh, quindi ricordiamo cose difficili che... ne abbiamo all'arca, quindi il nostro chef non quelle, le fa perché... Quelle, io sono... che poi uno la cucina difficile, per esempio io a casa non faccio una cucina difficile, perché per fare un piatto sporco 15 pentole, mia moglie mi mena proprio, non è che... Ciao Sandra, cioè, non c'è. Quando serve vai, non ti preoccupare. Sì, è vero, questo è un altro problema. Allora, a casa semplifico, ma anch'io semplifico, e quindi poi se uno vuole una cucina farlo. Un po' diversa, un po' più curata... Esistono i ristoranti. Oh. Verissimo questa cosa, chef. Allora, abbiamo messo sotto la cicorietta il nostro filetto. Beh, questo farlo a casa è veramente semplicissimo. Sì. Ma semplice, semplice. Mettiamo la maionese. Sono così curiosa di assaggiare questa maionese, chef. Sì, sì, è buonissima. Considera che qui sembra un uovo biologico. Uovo biologico, bellissima. Patata schiacciata, molto, sempre molta semplicità nella mia cucina. E chiudiamo con pizzico di erbe. Qui abbiamo fatto una piccola insalatina con dei cavoli. Questo è un emulsionato di aceto di mele, olio, sale e pepe. Andiamo a dare anche un tocco di acidità e freschezza al piatto. E aggiungiamo sempre... due erbette che danno sia l'estetica, sia la parte cromatica e danno anche i minerali. Ma io dico, come si fa a non innamorarsi di un piatto del genere? Ma veramente? Pensavo che stavi a dire come si fa a innamorarsi di uno chef del genere. Anche dai, su, dai, a voler essere proprio a sbracarmi. Va bene. Complimenti, chef. Grazie, ma grazie che mille. Meraviglia. Saluto tuo marito. Io saluto Sandra. Grazie, chef, per questo piatto. Grazie a voi. È veramente bellissimo e poi soprattutto molto facile da rifare a casa, veramente con pochi passaggi, pochi ingredienti e anche pochi strumenti da utilizzare. In cucina riuscite a fare un piatto che adesso veramente per le festività natalizie è perfetto. E devo dire che alla fine è anche abbastanza leggero, perché comunque il filetto di maiale filetto è una carne magro. Molto magra. Cioè, abbiamo solo quel pezzettino di lardo che comunque ci deve essere anche... Ci vuole un pochino. Sì, anche per intenerire. Un pochino di spinta, ma solo che dieta è mediterranea? Ma poi posso dire una cosa, chef? Ma un pochino, ma non fa male. Ma questo è un maiale dieta... nero, contiene omega 3. Poco va bene, tanto no. Ma un pochino sta bene. Ma devo dire che questa porzione è perfetta. E poi, insomma, ci sono le feste di Natale. Le feste sono fatte per essere onorate, chef. Ma sì, dai. Vero? Approfittiamo. Sì. Grazie, Max. Grazie, grazie a voi. Grazie ai nostri telespettatori. Restate con noi tutti i giorni, Chef in Cucina, su Rete 8. Buon proseguimento sulla prima emittente d'Abruzzo. Arrivederci. Volete che il vostro cervello funziona meglio? Che miglioriamo capacità visive? Mangiate più pesce, soprattutto pesce azzurro, frutta secca come mandorle e noci, perché sono ricchissime di acidi grassi poliinsaturi omega 3. Thank you.